Ma insomma, fammi capire. Allora, il sindaco non è riuscito a far eleggere il consiglio comunale, il presidente del consiglio comunale. La sinistra si è astenuta sulla convalida degli eletti. È Aspetta. una stupidità, fammi parlare E io devo no, poi c'è parlare. sta. Una volta mi hai detto che c'è un puparo, no? C'è ancora. Ancora c'è il Ma allora, puparo. ma insomma, ma chi comanda qua a Rocca de Papa? Terzo piano Terzo piano. del comune. Una volta stava al terzo piano, adesso non so dove sta. E fammi capire, tutti questi progetti, mo che fine fanno? Vanno avanti. No, perché ho visto un post da Acimino che. Sì, e lei dice che vanno avanti i progetti perché lei aveva lasciato le carte in regola. Ha portato i Se si soldi. fa il nuovo comune al palazzo all'ex Albergo Europa, è perché la Cimino ha lasciato le carte in regola e ha avuto il finanziamento. Se si sistema il campo sportivo Capini di Lionello è sempre per lo stesso motivo. Quindi questa nuova giunta non ha fatto niente e non farà niente. E vabbè, appena arrivata, mo. È già fallita. Oh. Ma tu ti rendi conto Tu su che cosa dici, si è impantanato? Non si è impantanato su un progetto per il futuro di Rocca di Papa. Si è impantanato sulla carica del Presidente del Consiglio, che è una figura che serve soltanto a convocare i consigli comunali a far rispettare lo statuto. ma sarà che la colpa è proprio da Acimino, con tutti questi soldi che ha portato, perché se c'erano sti bagliocchi. No, Acimino fa l'opposizione. E se tu hai sentito il suo intervento in consiglio comunale, è stata la più seria. Gli ha detto la verità, gli ha sbattuto in faccia la verità a tutti e 15, Sì, ho 14 quanti erano. capito, ma la papera non galleggia però. Non galleggia per forza, perché adesso c'è il notaio. C'è il notaio. Arianna Può Marnotaio. galleggiare la papera? Se sotto c'è sta l'esca del notaio. Insomma, i 20 anni del buon governo si scordiamo. Ti puoi pure scordare, non mi dispiace per te. No, che a me. Io ancora, qui ancora non hanno capito. Io sono un liberale, a me non me ne frega Non ci niente stanno più i liberali, Angelo. no, liberale Non ci nel stanno più senso né del. liberali né comunisti, non ci stanno più. Adesso c'è il civismo. Il civismo. Conto io perché ne porto 100 voti, conti tu più di me perché ne porti 200. Questo Poi se sei una è. Se sei un capocchia. A paraculo, allora mi fai contare a modo tuo per i modo tuoi mio. interessi. E comunque resta il fatto che, insomma, la qualità, boh, La qualità è andata a farsi il benedicato, è calla. io mi ricordo nel 97 Ah. noi vincemmo contro Enrico Fondi per 200 voti. Ci ritrovammo all'inizio della consiliatura con un paese che non potevamo cambiare più le lampadine dell'illuminazione pubblica. Perché c'erano i soldi. No, perché non le facevano più, perché a Rocca di Papa c'era ancora la 125. Ah. Capito? E le lampadine per la 125 Non ci non le stavano facevano più. più e dovremmo rifare tutto l'impianto elettrico pubblico di Rocca di Papa. Noi le abbiamo fatte le opere. Però c'avevamo un sindaco con le palle, scusa il termine, che si faceva rispettare. Chi era? Carlo Umberto Bonzi. Vabbè, però E che va De bene? Casini Ma è sai cosa ci diceva successo. quello? Oh! O rimaniamo tutti alla stessa di o tutti a casa, a Vabbè, me ma non me ne frega quello niente di far sindaco a Rocca di è il Papa. minimo sindacale. Però lo facevamo e tutti buoni e allineati perché c'era il partito dietro che ci riprendeva. Adesso chi riprende questi qui? Fratelli d'Italia riprende Simone Pizzicone, io non ho visto Righini intervenire per riprenderlo. Senti un po' una cosa, tu che stai qua, ma insomma sei una centrale investigativa, ma Salvini si è visto a Rocca de Papa? Salvini se ne deve andare in Padania, Ma a me mi aveva non è promesso Rocca de Papa. nel Ma quando viene Rocca de Papa, Salvini? 2019, mi aveva promesso, vengo chi Sì, sci addirittura. E promesse, promesse di chi? allora la funicolare non La la vediamo. funicolare sta lì e lì rimane. E lì rimane 15 milioni e Potrei vai appena. cortango. Poteva essere il progetto di rinascita di Rocca di Papa. Tu dici, eh? Ma si è fermato tutto.
Oh, io... forse mi stanno aspettando le nuove elezioni regionali. I nuovi? E ci sono state? Ah, del PD? No, del PD, è tutte elezioni regionali per i partiti. Ma Rocca è appena Rocca arrivato. Dura poco pure lui. Tu dici? Andiamo ma bene. Sulla sanità, tutto al privato stanno andando. Il pubblico non esiste più. Questa è una storia vecchia. Ma dove siamo arrivati? Qui ci costringeranno a fare l'assicurazione privata se ci vogliamo curare. Questo stanno a mirare. Il privato va avanti, il pubblico è affossato. Mancano i dottori, per forza che mancano i dottori. Ma nel privato piano 4.000 euro al mese, al pubblico ne piano 1.000. Ci possono stare nel pubblico. Vabbè. Questa è la domanda fondamentale, non c'è l'Italia che non va. Allora, mo al prossimo Consiglio Comunale immagino che il Presidente del Consiglio verrà fuori. Speriamo. Ecco, noi ci rivediamo... Alla prochaine fois. Alla prochaine fois. Ma vediamo le prime mosse, se si riprende, qualche anno, oppure se... Speriamo, speriamo che tiri fuori gli altri buchi. Che se fa rispettare. Certo, eppure la segretaria... Non ce l'ha. Ho visto un po'... Boh. Chi è? La segretaria comunale. Quella ne esiste proprio. Ah, ne esiste, adesso. Perché se tu vedi che un sindaco, un novello sindaco sta sbagliando, gli dici fermati sindaco, così non lo puoi fare. Il consiglio comunale lo devi dirigere in questo modo. Vabbè, c'è sempre quella parentesi della quale noi non siamo a conoscenza. Certo. Perché ufficialmente qualcuno ha detto non siamo stati consultati, che a me mi pare... Una grande balla. Una grande è balla. È una seconda balla dopo quella di Di Bella. Dopo Di Bella, balla. Balla. Sempre la balla bella. È così, purtroppo è così. Vabbè, alla prossima allora. Ok.